Non so nemmeno io da dove incominciare, sono con Umberto Bronzo. Appena finita la partita scudetto, la finalissima tra Sassari e Fasano, ha vinto il Fasano. Io incomincerei dal fatto che Sassari per la prima volta è arrivata ad essere vice campione d'Italia e quindi darei un'enfasi positiva ad una sconfitta che sicuramente fa male. In questo momento di positivo si può trovare poco, fa male, fa molto male. Perché dopo la batosta che abbiamo preso giovedì ci siamo uniti tra di noi, ci siamo parlati, siamo entrati in campo con spirito diverso, si è visto sin dall'inizio, siamo stati lì lì. Abbiamo buttato via dei palloni per andare più uno, per poter dare un segnale, per poterli forse ammazzare, tra virgolette, per fargli mettere dei dubbi. Non ci siamo riusciti e fa malissimo, veramente male. Una piccola consolazione quindi il premio di migliore della partita, ma io direi anche che è un premio alla tua presenza con questa squadra, col Sassari, tanti anni, e questa era la tua ultima partita, perché l'anno prossimo andrai a giocare in Francia. Onestamente non pensavo a niente, volevo solo regalare a questi fantastici ragazzi, volevo regalare a questa società che ha creduto in me quando meno persone ci hanno creduto, qualcosa, un ricordo da poter lasciare, il primo storico scudetto. Non ci sono riuscito fa veramente male. Lasci comunque un ottimo ricordo, c'è una Coppa Italia vinta l'anno scorso, comunque vice campione d'Italia, ti ripeto, fra qualche giorno magari la potremo andare a digerire un po'. Io a questo punto ti lascerei salutare la gente di Sassari prima della tua partenza e vi facciamo i complimenti, perché comunque Sassari in finale, dopo quello che è stato il girone di andata, forse nessuno se la sarebbe mai aspettata. No, su quello assolutamente. Abbiamo fatto, forse per quello, sembrava troppo bello, perché dopo un girone d'andata disastroso, perché è stato disastroso, siamo entrati da quarta ai playoff, abbiamo eliminato la prima, siamo venuti qua a Fasano ed eravamo a 5 minuti dallo scudetto, Di ringraziare la gente di Sassari, soprattutto dopo gara 1, quello che ci hanno dato, quello che mi hanno dato in questi 2 anni è stato fantastico. E resteranno sempre nel mio cuore, li continuerò a seguire e in questo momento non c'ho altre parole, perché veramente volevamo regalarci un sogno e perdere così fa troppo male. Umberto, grazie per essere stato comunque qui davanti ai nostri microfoni, malgrado appunto il momento non sia certamente quello dei migliori. Grazie a voi.